Ciao anime belle, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi è il video che vi anticipavo, scusatemi, strizzo gli occhi ma c'è tantissima luce. Il video che vi anticipavo in qualche video fa, nel video haul di piante, è il video sul mio giardino, quindi in cui vi porto a spasso per il mio giardino, vi spiego un po' che lavori sto facendo, che piante ci sono, eccetera. Ho deciso di iniziare... Cioè, ho deciso di dividere il video in due parti perché il giardino è molto grande e non voglio fare un giro tutto di corsa, cioè voglio spiegarvi un pochino cosa sto facendo. Quindi ho deciso di iniziare dalla parte posteriore, cioè la parte dietro la casa, che è quella in cui sto lavorando un pochino di più, sto facendo l'orto, ho i miei alberi da frutta, eccetera, quindi ho deciso di partire da lì. Mamma mia che fatica tenere gli occhi aperti! ho deciso di partire da lì e poi fra qualche settimana farò la parte anteriore, in cui comunque anche lì sto lavorando parecchio. Devo dire che questo è il primo anno in cui mi appassiono seriamente alla cura del giardino, quindi se in precedenza facevo qualcosina io, qualcosa mia mamma, poi qualche volta mia mamma chiamava dei giardinieri per darle una mano perché è abbastanza grande il giardino, quest'anno ho preso tutto io in carico, quindi niente più giardinieri se non magari ogni tanto per fare delle potature eccetera. Però sì, mia mamma è molto contenta di questa cosa, io sono molto contenta di questa cosa, sono davvero super felice. Ci tengo a precisare prima di questo video che io non sono un'esperta assolutamente, cioè appunto questo è il mio primo anno di esperienza nella cura del giardino, quindi sto guardando su internet, sto studiando un pochino, ma soprattutto sto provando, quindi non prendete questo video come una guida come prendervi cura del vostro giardino, ma come una condivisione. Tra l'altro pensavo di fare questo video fra un po' di tempo, perché comunque c'è molto work in progress, cioè nel senso ci sono tante cose che ho appena iniziato a fare, che non ho ancora fatto, eccetera, però ho pensato che invece di farvi vedere il lavoro finito e perfetto, che non sarà mai perfetto, però invece di farvi vedere un lavoro finito dove c'è un sacco di lavoro che non si vede, però ho pensato fosse più magari di ispirazione anche per voi farvi vedere qualcosa che è ancora work in progress, in modo da magari stimolare anche voi a iniziare da qualche parte, insomma da qualche parte si inizia a prendersi cura della terra. E basta, basta ciance, adesso iniziamo il giro. Allora aspetta che mi alzo perché qua sono sulla mia amaca, che adesso vi farò vedere. A dividere giardino anteriore dal giardino posteriore c'è questo recinto che avevamo fatto quando abbiamo preso Sati ed Aneto ancora 8-9 anni fa, perché appunto per evitare che quando noi aprivamo il cancello loro uscissero, preferivamo chiuderli nella parte posteriore del giardino. In realtà adesso questo cancello sta sempre aperto perché loro hanno imparato, e su questo recinto, che è tutto di legno, sta crescendo in maniera selvaggia una edera meravigliosa che, vi giuro, a me piace tantissimo, sono super felice, sta anche ricoprendo un pezzo di terra qui, e in realtà io sono molto contenta che lo faccia, perché comunque è una parte in ombra in cui non cresce erba, quindi poi a me piace quando la natura si prende le sue libertà e si riprende le sue aree, quindi sì. Tra l'altro guardate che foglie pazzesche, non sono convinta che questa qui sia la stessa di quella lì, secondo me devono essere delle edere diverse perché sono molto diverse come foglie. Guardate come si attacca con queste radici, bellissima. Ok, poi qui c'è il primo albero da frutto, questo qui è un albero di melograno che c'è da quando c'erano i miei nonni, quindi almeno 30 anni. In realtà i melograni che fa non sono particolarmente buoni perché penso non prenda abbastanza sole, sono molto molto acidi, quindi si possono mangiare soltanto, diciamo, mischiati con altra frutta, infrullati, in modo che non si senta quanto sono aciduli. Poi qui il compagno della mia mamma mi ha gentilmente appeso un'amaca, su cui io passo un sacco di tempo, soprattutto d'estate, e appunto per farvi vedere che non c'è nulla di perfetto, qui c'è il caos più totale. Ci sono due vecchie cucce dei cani, c'è un bidone con dentro tutti gli utensili, un altro bidone che non si sa cosa faccia lì, c'è un sacchetto con la cenere che i miei volevano che io buttassi via, ma io non voglio buttare via e poi vi spiego perché, sacchetti di foglie, insomma c'è il caos, piano piano metterò in ordine. Poi, allora, beh, qui c'è tutto il prato, che sono molto felice perché qualche anno fa l'avevamo rifatto, diciamo, cioè mia mamma aveva fatto rifare il prato mettendo erba normale, diciamo, quindi solo i fili d'erba, e invece sono molto felice perché adesso hanno ricominciato a nascere tutti i fiori selvatici, quindi le margherite, gli occhi di Madonna, il tarassaco, tutti questi fiori bellissimi che a me mancavano un sacco. Qui ho piantato un ulivo che mia mamma aveva comprato, quelli, avete presente, tipo gli ulivi bassi, piccolini, a me faceva un po' pena in vaso, quindi l'ho piantato qui, e in realtà l'ho piantato un paio d'anni fa ed è cresciuto parecchio, quindi buon per lui. Qui sempre erbetta, tantissime margherite, i soffioni.
questa pianta qui, non mi ricordo mai come si chiama. Oh, guardate come sono carini questi cosetti. Sì, qui sono i suoi fruttini, diciamo, che poi diventano più grandi e secchi e rilasciano i semi. Non ricordo mai come si chiama questa pianta. Sembra un acero a vedere la foglia, però non sono sicurissima. E ha la corteccia super particolare. Non so se riuscite a vedere la corteccia, ma è molto particolare. Cioè, è come rugosa, diciamo. E sì, questa è un po' la particolarità di questo albero. Qui ci sono altre margherite e le mie scarpe da orto super fancy fancy. Qui c'è un altro baby ulivo. E lì c'è sempre il caos più totale. Qui ci sono una serie di piante di cui non conosco il nome. Questa qui è appena sfiorita, era bellissima, tutta fiorita con i fiorellini bianchi. E qui ci sono dei gelsomini enormi che salgono su per la scala che va al terrazzo e l'hanno completamente ricoperta. Sono veramente bellissimi. Adesso sono stati potati e spero che a breve fioriranno in realtà, perché diventano tutti bianchi. Forse hanno già fiorito in realtà, fa vedere. Non credo abbiano già fiorito, penso che questo stia per fiorire, vedremo. Io non sono proprio brava a fare i tour, continuo a girarmi da una parte all'altra. Qui ci sono due faggi che non hanno ancora messo fuori le foglie, ma hanno tutte le gemmine. Adesso a breve queste qui si apriranno e diventeranno bellissime foglie. E questo faggio qui è verde, mentre questo è un faggio rosso. E questi qui li abbiamo piantati tipo 7-8 anni fa ed erano piccolissimi, adesso sono giganteschi, crescono... Vabbè, lì c'è il sole, crescono altissimissimi, sono super belli. Mi piace un sacco che sotto questo faggio ci siano tutte queste piantine che sembrano tipo, non lo so, le foglie delle rane. Molto tecnico, Anna Chiara, le foglie delle rane. Penso siano dei tipi di violetta, una cosa del genere. E sono molto contenta perché qui sotto non cresce l'erba, sotto il faggio non cresce l'erba. E adesso stanno crescendo queste piantine, quindi sono molto contenta. Come vedete noi lasciamo molto che la natura faccia le sue cose. Indirizziamo un po' ogni tanto, ma poi ci piace che faccia. Allora, sto editando adesso il video, faccio un piccolo edit perché in 10 giorni da quando ho filmato il video si sono aperte tutte le foglioline. Guardate che meraviglia dei due faggi, quindi ve le faccio vedere perché meritano. Guardate che belle. Qui c'è un ulivo di quelli grandi che sta iniziando a fare la corteccia da ulivo vecchio, diciamo, io dico. E lui fa sempre le olive, tra l'altro, però non le abbiamo mai utilizzate in realtà. Qui c'è la casa, lì c'è il terrazzo. Qui c'è di nuovo il caos totale, lì è dove io di solito faccio tutti i miei travasi, anche per quello c'è il caos totale. Però uno dei miei progetti è mettere in ordine tutta questa zona. Allora, qui ogni anno rispunta questa pianta che non è menta, ma è anche lei una pianta aromatica. Buonissima, ha un profumo che sa un po' di limone, diciamo. È davvero buonissima. Poi qui io ho messo una serie di bulbi. Questi qui erano narcisi, che adesso sono sfioriti, però ogni anno rispuntano. Io amo moltissimo i bulbi perché li pianti, te li dimentichi e l'anno dopo loro rispuntano. Anche lì questa qui è la stessa erba aromatica che spunta automaticamente ogni anno. Questa qui è menta, è una menta che ho piantato ieri ed è buonissima. Mamma mia, troppo buona. Altri bulbini sfioriti che ho piantato l'anno scorso, 2 anni fa. Questa qui è un'altra erba aromatica che ho piantato ieri ed è la erba Luigia o cedrina, che profuma di limone, buonissima. E non vedo l'ora di farmi tipo le acque aromatizzate, mi sa che oggi potrei farmela. E sì, questo è l'ulivo che vi dicevo, sta facendo tutti i bozzoli, quindi sta facendo la corteccia da albero vecchio. L'abbiamo piantato qualche anno fa ormai. Poi... qui c'è un'area un po' autogestita, diciamo, quel sasso, devo spostarlo, l'ho appena tirato fuori dall'orto, c'è un'area un po' autogestita, avevo piantato delle erbe selvatiche che fanno bene alle tartarughe e loro ogni anno ripartono e gliele lasciamo lì, anche se le mie tartarughe preferiscono entrare nell'orto di nascosto e rubarmi le piantine che pianto per noi invece di quelle per loro, ma insomma. Qui c'è l'orto, so che a vederlo non sembra... granché, però in realtà l'ho appena piantato oggi e ho iniziato recentemente a cercare di costruire una food forest. Questo perché io, avendo già gli alberi da frutto, volevo creare, diciamo, una specie di meccanismo a permacultura in cui il fatto che io coltivi la terra dia del nutrimento alla terra. L'ho fatto seguendo dei video di un canale che è in inglese, però che se capite un po' di inglese vi straconsiglio. Il canale si chiama The Gardening Channel with James Pigrioni, mi pare. Vi metto il link nell'info box.
E lui spiegava, cioè praticamente quello che io ho fatto è stata una cosa che avrei dovuto fare in autunno, ma ho deciso di farla adesso perché in autunno ancora non avevo deciso di fare l'orto. Allora, praticamente io ho ricoperto tutto il terreno, prima di piantare ho ricoperto tutto il terreno con della corteccia piccolina di pino, diabete, eccetera. L'idea di questa corteccia è che piano piano si biodegraderà grazie agli organismi che ci sono nel terreno e darà tutto questo nutrimento alla terra, quindi non c'è bisogno che io la fertilizzi perché questo è il fertilizzante. Inoltre la corteccia impedisce alle erbacce di risalire, almeno in grossa parte, e dà, diciamo, una protezione, mantiene l'umidità sia per gli organismi che ci sono sotto come i lombrichi, sia per le piante, quindi dovrò dar da bere molto meno. Questa sarebbe una cosa da fare in autunno, io l'ho fatta un mese fa, quindi c'erano già alcune, tra virgolette, erbacce che erano partite, infatti ci sono, però amen, l'anno prossimo farò meglio, però intanto per iniziare va bene così. Allora, inizio a farvi vedere gli alberi. Questi alberi qui li ho piantati insieme a voi l'anno scorso, non so se vi ricordate. Questo qui è l'albero di albicocche, tra l'altro io sono troppo emozionata perché guardate quante piccole albicocche che si stanno sviluppando. Di solito il primo, il secondo anno gli alberi da frutto non è che fruttifichino granché, ma qui guardate quante ce ne sono tantissime, spero che vengano buonissime. Quindi lui è uno, sta molto bene. Poi, vabbè, in realtà qui fuori dall'orto c'è uno dei meli che è fiorito, anche lui sta bene. E vabbè, non hanno ancora iniziato a gonfiarsi i fiori, ma i meli hanno tempi diversi rispetto alle albicocche, quindi è normale. Qui c'è il mio pesco che ho piantato ormai 5-6 anni fa e anche lui ha già fiorito e sta iniziando a fare le peschine, diciamo. Vabbè, sono ancora molto piccole, ma siamo a fine aprile, quindi è normale. E quindi lui lo devo trattare in realtà perché ha una malattia che è la bolla del pesco, però penso che lo tratterò ormai dopo la fruttificazione perché non voglio rischiare di trattarlo con qualcosa che poi finisce nella frutta. Poi qui c'è un altro melo super in fiore, guardate che bello. Il ciliegio ha un tronco gigantesco, veramente, lui è stato piantato lo stesso anno del pesco, anche lui ha fiorito e spero quest'anno di riuscire a mangiare un po' di ciliegie prima che se le mangino tutti gli uccellini. Sta benissimo anche lui. E poi qui c'è il pero, ciao anche a te uccellino, qui c'è il pero che anche lui sta iniziando a fare delle perette piccolissime. Ok, quindi detto questo, ci sono questi, dentro l'orto ci sono questi, caspita c'è un uccellino che sta facendo un sacco di canti, dentro l'orto ci sono questi tre alberi fissi e poi c'è questa piantina di mirtillo, questa qui che vedete, questo qui è un mirtillo. E poi di fisso ci sono il rosmarino e la salvia, quindi queste qui sono le piante che saranno sempre nell'orto, no? Quindi sono le perenni. Di annuali invece, quindi di piante da orto, ho messo questi qui, sono fagiolini, e li ho messi qui lungo la rete perché spero che si arrampichino qui. Adesso li terrò sott'occhio in modo da farli arrampicare qua. Poi ho messo un po' di melanzane, un po' di pomodori, ho messo una sola zucchina per il momento, ma perché erano finite al negozio, quindi devo andare a prenderne altre. Poi là ho messo delle barbabietole, delle coste e delle zucche. Le zucche sono, è il primo anno che provo a farle, quindi vedremo. E quindi sì, diciamo che questa è la situazione orto al momento. Vedremo come va, nel senso io sono molto positiva, sono molto contenta, molto emozionata. Vedremo come va, ovviamente vi consiglio di studiarci di più, cioè non guardate questo video per decidere come fare il vostro orto. Io sono un po' qui nella fase di sperimentazione, ma sono molto contenta. E poi ci sono tutti questi vasettini, che sono vasetti con dei semi di alberi, che hanno alberi di nocciolo, alberi di pesco, eccetera, cioè i semi non sono ancora alberi. E li ho messi qui sul bordo, così prendono luce, prendono acqua, speriamo che qualcosa nasca. Quindi ecco, questa è la situazione orto al momento. Vediamo come va. Guardate come sono belle le baby albicocche, sono troppo felice, bellissime. Ok, poi qui a lato dell'orto abbiamo sempre erba libera. E poi sì, questo albero ve l'ho già fatto vedere, il melo. Poi qui c'è tutto il giardino, è attorniato da siepe, comunque questa cosa non ve l'ho fatto vedere. Qui c'è una casetta che era per la tartaruga, ma la tartaruga non se l'è mai guardata, ma la lascio perché è carina. Poi qui ho appena messo un cespuglio di more che era nell'orto, ma l'ho spostato perché nell'orto mi rubava tutto il posto e la pianta di more tende veramente a essere un po' infestante, quindi a me non dispiace assolutamente se lei diventa infestante in questa zona,
mentre nell'orto era un po' un problema, quindi l'ho appena messa qui, per quello la vedete un po' fiappa, l'ho appena trapiantata. Qui c'è un albero di nocciolo che ha non so quanti anni, una parte sta infatti morendo, questo ramo sta morendo, e veramente è vecchissimo, c'era quando mia mamma era piccola, e le nocciole che fa però sono buone. Qui c'è una sedia con un cesto sopra, non lo so, magari ci metterò un vaso di fiori. Devo tagliare l'erba, come vedete, è un po' alta. Però prima volevo fare questo video per farvi vedere tutti i fiori. Poi sì, qui c'è tipo uno scarico e c'è sopra un vaso con dell'edera, così. Poi qui c'è l'altro melo. Alla base del ciliegio ho piantato questa pianta che è bellissima, che ha tutte, che ovviamente non mi ricordo mai i nomi io, quindi cioè in realtà sono bravissima con i nomi delle piante da interno, quelli delle piante da esterno li devo ancora un po' imparare. Questa pianta qui mi fa impazzire perché si è morbidissima, è bianca, cioè è tutta bianca con questi fiorellini viola, attrae un sacco le api e le piace il sole, quindi l'ho messa qui e speriamo che diventi grandissima, un cespuglio enorme. Poi qui c'è una rosa che io non amo particolarmente perché è terribile, nel senso che continua a farmi spuntare altre rose dentro l'orto e io ogni volta che lavoro nell'orto mi prendo gli spuntoni e non sappiamo come fare a non farglielo fare, quindi la lasciamo che lo faccia e io ogni volta che rispunta nell'orto la taglio, però in realtà è bellissima, è solo che mi becca sempre. Questo qui è un altro ulivo che è stato fatto partire da un ulivetto piccolo di quelli un po' bonsai e è cresciuto parecchio perché adesso arriva fino al cielo. Poi qui, anche qui, tutta la parte, diciamo, il tappeto è fatto da edera. Qui c'è un rosmarino che anche lui ha l'età di mia mamma, penso, è veramente vecchissimo. Cioè, mamma, tu non sei vecchissima, però il rosmarino per avere questa età è vecchio, tu sei giovanissima. Quindi sì, ha tanti anni questo rosmarino e infatti vedete che tutti i tronchi giù sono un po' mortini, però sulle punte c'è ancora vita. Questa pianta non so cosa sia, e wow, c'ha pure il tronco. Non so cosa sia questa pianta, però sta qui, è una spontanea. Qui c'è un'altra rosa che è tutta arrampicata su un arco che arriva fino al terrazzo. E è bellissima. Qui c'è una pianta, non voglio dire una cavolata, penso che sia una pianta di peonie, può essere. Non lo so, comunque questa pianta ogni anno muore d'inverno completamente e poi in primavera riparte e diventa un cespuglio bellissimo che fa dei fiori pazzeschi, che secondo me sono peonie, però non ci metterei la mano sul fuoco. E poi qui c'è quello che vi ho già fatto vedere. Qui ci sono delle altre piante, diciamo arbusto, che ogni anno d'inverno muoiono completamente, cioè muoiono, lasciano cadere tutto e poi ripartono e fanno questi fiori bellissimi. Non so come si chiamino, vorrei dire azalee, ma secondo me non sono azalee, quindi... Però sì, si sta preparando, poi quando sboccia, questa qui è tutta rossa, quella di fianco è tutta arancione e ho fatto qualche video qui davanti in realtà. Beh, li farò anche quest'anno appena sbocciano perché sono bellissime. Di qua vedete un bidone giallo in cui c'è un mio progetto in corso, guardate quante lucertole. Allora, questo qui è un mio progetto in corso, ovvero sto cercando di fare un fertilizzante con la cenere, non so se funzionerà, non so se è una buona idea, l'ho trovato su internet, stavo cercando modi per riutilizzare la cenere perché la cenere è ricchissima di minerali, però è molto basica, quindi non va bene usarla direttamente, bisogna diluirla. Quindi ho messo, cioè tipo quella lì è una vecchia maglietta in cui ho messo dentro della cenere e sto facendo una specie di tè di cenere. E poi la diluirò ulteriormente, la lascerò qui per un po' a fare il tè, tipo 7 giorni, poi la diluirò ulteriormente e proverò a usarla per le mie piante. Vedremo se funziona. E poi voglio mettere un altro bidone qui per raccogliere l'acqua piovana. Questi qui sono dei vasi che, come vedete, erano un po' rotti, diciamo, un po' abbandonati a se stessi, ma io li ho messi qui e ci ho piantato dentro dei fiori random, cioè ci ho messo una miscela di semi, di fiori che attraggono... Oh, c'è una lucertolina lì dietro! che attraggono le api e vediamo cosa viene su, insomma, ho pensato fosse carino metterli qui invece di lasciarli vuoti. C'è un po' un fail, nel senso che ci sono le mie aloe, che io ho lasciato fuori questo inverno perché i vasi sono troppo pesanti da riportare dentro. Una sembra completamente morta, però non lo so, io non tocco niente, magari riparte. Questa qui secondo me potrebbe ripartire, vediamo. Io la lascio qui e spero riparta. Se riparte è un'aloe resistente all'inverno che può stare fuori per sempre, altrimenti la toglierò e metterò qualcos'altro. In realtà vorrei comunque tipo in questo vaso mettere qualcosa da far arrampicare su questa rete perché non è per niente bella, quindi
Lì c'è già dell'edera, però hanno dei vasi troppo piccoli secondo me e fanno fatica a partire, c'è troppo sole per loro, quindi forse non so se togliere quell'edera e mettere qualcos'altro, non lo so, vedremo. Questa qui è tutta una zona work in progress, vedete c'è anche un altro vaso vuoto, qui mi piacerebbe mettere dei vasi e farci arrampicare delle piante sulla rete per ricoprirla, perché non è molto carina e poi perché ogni occasione è buona per far crescere delle piante. Guardate come sono bellissimi questi fiorellini spontanei. Per quello non voglio tagliare l'erba, perché non li voglio tagliare. Sono troppo belli, guardate che belli. Sono stupendi. Vi faccio vedere anche cosa sto combinando in terrazzo, perché mi sto prendendo cura anche del terrazzo. Allora, intanto qui c'era questo bellissimo portapiante vuoto da un po'. Ho deciso di metterci questa, mi pare siano surfinie, e le ho trovate con queste fantasie pazzesche, cioè sembrano dei pianeti. Tra l'altro io questa l'ho piantata tipo 2 settimane fa e già è cresciuta, già ha fatto dei nuovi fiori e spero venga tutta bella penzolante. Qui c'è la rosa di cui vi parlavo, che parte da giù e arriva fino a qui e ha i boccioli pronti, quindi vediamo. Qui avevo messo delle piccole serre con dei semi che volevo far partire per l'orto, ma in realtà sono stata via e sono un po' morti, però le userò per magari far partire dei cavoli da piantare in tarda estate, vedremo. Poi vediamo, di qua non c'è granché, ci sono i divani in cui dovremmo sederci noi, ma si siedono i cani. Qui ho messo un vaso, diciamo, da balcone con dentro dei sedum, e ne ho trovato tra l'altro uno variegato, sono troppo belli. E qui è a sud, quindi prende tantissimo sole. Vorrei riempire tutta la ringhiera con dei portavasi con succulente che possono stare fuori anche d'inverno, tipo il sedum e il sempervivum, in modo che se per caso io sono via e magari mia mamma si dimentica di darci da bere, non muore tutto, ecco. Quindi sì, qui c'è la scala con tutto il gelsomino. Qui c'è l'altro arco con il gelsomino che sta salendo. Qui c'è un'altra surfinia, che in realtà devo prendere dei portavasi perché lei la voglio mettere nel portavaso. Guardate che colore, meraviglioso. E poi qui c'è un vaso grande in cui voglio mettere una piantina di pomodoro. Voglio fare questo esperimento di crescere una piantina di pomodoro in terrazzo e vedremo. E basta, poi qui non c'è niente, ma a breve ci saranno dei portavasi con piantine. Piano piano sto facendo tutto. Ecco fatto, pomodorino piantato. Ok, allora questo è tutto per la parte posteriore del giardino. Questo è tutto per la parte dietro del mio giardino, in cui c'è l'orto, ci sono i miei alberi da frutto. Il video spero non sia venuto troppo lungo, spero di avervi ispirato magari a prendervi cura del vostro giardino, del vostro terrazzo, della vostra finestra, qualsiasi area della vostra casa, del vostro giardino che prenda della luce e che quindi possiate utilizzare come spazio per coltivare un po' di meraviglia. E nulla, fatemi sapere se siete interessati alla parte davanti del giardino, io non vedo l'ora di farvela vedere e di condividere con voi, e poi magari verso fine estate farò un altro video update, diciamo, con, o magari durante l'estate, non lo so, con come sta andando l'orto, cosa ho imparato, cosa non ho imparato, cosa ho sbagliato, cosa ho fatto bene, insomma, se vi interessa fatemelo sapere nei commenti. E basta, adesso io mi godo un po' di relax su questa amaca bellissima e vi mando un mega abbraccio. Ciao anime belle, buona giornata. Namaste.